questo video serve per introdurre un po' il percorso che faremo con le beatitudini. Anzitutto, dove troviamo i materiali? Sul sito della Caritas, nella stessa sezione del sinodo in cui trovate questi video, trovate anche il Vademecum della diocesi. Si chiama Linee guida del cammino. Fate attenzione dunque a come ascoltate, questo è il titolo. Il cammino biblico con le varie schede sulle 8 beatitudini le trovate nel corpo di questo Vademecum dalla pagina 43 in avanti. Si tratta di un itinerario spirituale, questa è la proposta, attraverso la quale collocarci tutti sotto la parola di Dio. In questo non c'è chi insegna, chi impara, chi sta avanti, chi sta indietro, siamo tutti ugualmente sotto la parola di Dio. Possiamo ritrovarci in questi incontri operatori, volontari, persone che vivono nei nostri servizi o li frequentano, tutti insieme, tutti sotto ugualmente la stessa parola di Dio. Vorremmo mettere insieme, questa è la proposta della diocesi, la parola di Dio delle beatitudini, il nostro cammino diocesano di quest'anno in uno stile sinodale, punto di cammino condiviso, e anche la possibilità di dare una risposta alle domande che sono state preparate per il sinodo dei Vescovi che si svolgerà nel prossimo autunno. Come sono pensate le schede e quindi come sono pensati gli incontri? Ogni beatitudine, le 8 beatitudini del Vangelo di Matteo, sono collegati ciascuna con un incontro che il Vangelo racconta di Gesù, un incontro con una persona. Questa persona sperimenta la felicità di cui parlano le beatitudini proprio nell'incontro con Gesù. Come funziona la scheda? C'è la beatitudine commentata, c'è l'incontro di Gesù con una persona e poi ci sono delle domande che si richiamano a queste domande del Sinodo Universale e alla fine una preghiera. Vi invito a guardare il primo dei due video registrati da Don Giampiero Palmieri, dove si spiega anche come funziona l'ascolto. Dopo aver ascoltato l'introduzione che qualcuno farà nel gruppo, c'è la possibilità di dialogare con un metodo in 3 passi. Ecco, senza ripetere, vi rimando a quel video. Dopo lo scambio si conclude.